Salve a tutti, sono Raffaella Milandri e eccoci qui per la nuova puntata di Nativi Americani Ieri e Oggi. E questa puntata sarà dedicata alla Termination Era, che sarebbe l'era della cessazione. E questa è un momento un po', diciamo, fondamentale, nel senso che dobbiamo ricostruire quelle che sono le varie fasi della politica indiana federale, che con una marea, attraverso una marea effettivamente di leggi, si è andata a ripercuotere sui destini dei nativi americani. Il governo degli Stati Uniti in sostanza si è fatto carico di tutto quello che poteva essere il destino dei nativi americani, il destino e la gestione in diversi modi e con vari rovesciamenti di fronti, e praticamente, insomma, effettivamente andrebbero viste una per una, però ne facciamo una brevissima carrellata. E quindi la politica federale statunitense verso i nativi americani si potrebbe riassumere in sei fasi. Sono sei le fasi. La prima è quella della coesistenza, va grosso modo dal 1790 al 1828, cioè quindi, diciamo, in un momento in cui si è cercato, la cosa più importante sembrava in realtà quella di riuscire a mantenere la pace, non andare in guerra contro gli indiani, avere una sorta anche di scambi commerciali e così via, diciamo, quindi cercare di convivere, cercare effettivamente le soluzioni più pacifiche tra virgolette, insomma, perché anche in questi anni ne sono successe un po' di tutti i colori. La seconda fase è quella della rimozione delle riserve, va grosso modo dal 1829 fino al 1886, quindi praticamente parliamo dell'India Removal Act, che poi è quello dal quale è scaturito il famosissimo Trail of Tears, il sentiero delle lacrime, e quando effettivamente, insomma, i nativi sono stati deportati verso altre terre a ovest del Mississippi per far spazio ai coloni europei, perché all'inizio effettivamente sembrava che la fascia costiera atlantica sarebbe stata sufficiente per loro, per questi coloni europei, insomma, per vivere. Poi invece hanno ovviamente dilagato, e quindi poi anche l'ovest, che doveva essere a loro riservato, non è stato non era anche quello, insomma, c'era bisogno anche di quello per dilagare dei colonizzatori. E dopodiché, qui sono sempre sono sempre date indicative, tra il 1887 e il 1932 più o meno c'è stata l'era della assimilazione, quella in cui praticamente quindi si è cercato di lavorare perché nelle riserve diventassero i nativi americani, abbandonassero la loro cultura, diventassero civili, diventassero più bianchi, e con questo ad esempio è importantissima la fase delle Indian Boarding Schools, quindi delle scuole indiane dove forzatamente i bambini venivano portati, strappati molte volte con la forza alle famiglie, proprio perché imparassero l'inglese, abbandonassero la religione, le tradizioni, abbandonassero i loro nomi originali e così via. E quindi c'è stata questa fase, anche questa abbastanza lunga. Dopodiché c'è stato un momento sotto Roosevelt quasi di ripensamento, se vogliamo, e poi adesso capiremo anche perché, di riorganizzazione, cioè questa epoca era, diciamo, chiamata anche del New Deal, dove effettivamente si è voluto pensare a dare ridare una certa libertà di autogoverno, alla libertà che poteva
possono essere interpretate in maniera diversa, ai nativi americani. La Termination Era arriva praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, subito dopo, quindi diciamo va dal 1946 al 1960, c'è chi dice 60-68 effettivamente, quando effettivamente i nativi americani a un certo punto, il rapporto fra i nativi americani e il governo degli Stati Uniti voleva essere in qualche modo sciolto, ovviamente non per il bene, se vogliamo, ma sempre per cercare insomma di risolvere il famoso cosiddetto problema indiano. Dobbiamo aspettare appunto gli anni 60, la fine degli anni 60, per arrivare all'epoca dell'autodeterminazione con una serie di leggi a vantaggio dei nativi americani, e dove praticamente ecco, c'è da dire che è stato poi il primo momento in cui effettivamente sono ritornati a essere in parte, sempre in parte, però padroni del proprio destino. E allora, ecco, come dicevamo, dopo l'era della riorganizzazione, diciamo che aveva un'impronta positiva, c'è stata la termination era l'era della cessazione o della eliminazione, come lo vogliamo, comunque termination, no? Fa venire in mente subito il termine Terminator, parola così che ci richiama ai film. Determinati film che abbiamo visto sugli schermi. Quindi nell'era della Termination Era il governo federale decise di porre fine allo speciale rapporto fiduciario, speciale per modo di dire, insomma speciale, cioè questo rapporto più che fiduciario, diciamo di dipendenza, insomma, che le tribù avevano con gli Stati Uniti. Sancita appunto dalla risoluzione 108 dell'83° congresso del 53, e qui il congresso annunciava il proprio sostegno a una nuova politica indiana, quindi la cessazione. In apparenza, come sempre, sembrava che ci fossero delle buone intenzioni, sembrava che il congresso volesse liberare le tribù dal controllo federale. In realtà, questa politica un'altra volta era un mezzo per controllare e cancellare i diritti americani. Questo discorso del buonismo, quindi di fare le cose per il bene, ma in realtà con determinazione e cattiveria, è una cosa molto ricorrente, diciamo, nella politica degli antiamericani e non solo, tutto sommato. Diciamo è un sistema della politica generale, se vogliamo. Il metodo principale per porre fine allo status speciale, che comunque era in qualche maniera protetto, protetto tra virgolette, perché insomma gli abusi e le ingiustizie erano numerosissime, dei nativi americani era appunto il trasferimento, cioè negli anni 50 e 60 ci sono state iniziative come l'Urban Indian Relocation Program, che incoraggiò i nativi americani a lasciare le riserve e a cercare una vita nelle grandi aree urbane. Ma in realtà poi la vita nelle aree urbane si dimostrò molto peggio, molto dura, anche più dura di quella nelle riserve. Quindi spesso poi i nativi americani ritornarono nelle loro comunità e proprio per evitare disoccupazione, povertà e praticamente tutti i problemi possibili e immaginabili, tant'è vero che, come ne avevamo parlato nella prima puntata, gli Arben Indians sono poi, diciamo, costituiscono ancora oggi il 70% della popolazione nativa americana, quindi coloro che non vivono nelle riserve e vivono nelle città, nei centri abitati o nelle metropoli. E
Ecco, quindi tralasciando poi altre leggi e altre cose che diciamo sembrano un po' troppo tecniche, dobbiamo dire che l'insieme di queste diverse leggi politiche nei confronti dei nativi americani ha reso vane le conquiste di riorganizzazione che erano state ottenute nella fase precedente, l'era della riorganizzazione. Le cose cominciarono veramente a cambiare per i nativi americani, cambiare sempre molto tra virgolette, negli anni 60, quando proprio i movimenti per i diritti civili si diffusero in tutta la nazione. Tornando al discorso del periodo della cessazione, alla termination era, appunto, diciamo, fu subito un inizio che l'attitudine del governo alla benevolenza, sempre benevolenza tra virgolette, che era stato riflesso nell'India Reorganization Act, era solo di breve durata. Questo Indian Reorganization Act era stato, diciamo, in sostanza era venuto dopo un'analisi della vita nelle riserve indiane. Praticamente, diciamo, il Merriam Report era stato quello, diciamo, più importante, un report governativo che aveva chiarito un po' tutta la situazione, e quindi fu chiaro con questa analisi che il Dawes Act, cioè quindi la lottizzazione, di cui ne parleremo poi magari un'altra puntata, insomma, la lottizzazione delle riserve era stata devastante. Quindi lo spezzettare le riserve in proprietà singole anziché in proprietà individuali anziché in proprietà della tribù. E quindi nel frattempo i nativi americani avevano combattuto per gli Stati Uniti nella prima guerra mondiale, e avevano conquistato il diritto alla cittadinanza, l'Indian Citizenship Act, e quindi diciamo fu un atto proposto da Snyder e firmato dal presidente Coolidge nel 1924, e fu una sorta di riconoscimento per i nativi che avevano servito nelle forze armate durante la prima guerra mondiale. Il Dawes Act fu terminato nel 1934 invece, e sostituito appunto da quello che dicevamo, l'Indian Reorganization Act, che incoraggiava, diciamo, l'obiettivo era ripristinare la cultura indiana, restituire alle tribù le terre in eccesso, e incoraggiava comunque le tribù ad autogovernarsi e a scrivere le proprie costituzioni, dando anche degli aiuti ai consigli tribali. Quindi le intenzioni sembravano veramente ottime, però in realtà, ecco, subito dopo arrivò la Indian Termination Era, e l'intento era assimilare definitivamente i nativi americani nella società americana tradizionale, e il concetto di assimilazione non era nuovo, insomma, però in questo caso qui c'era un nuovo senso di urgenza, cioè con o senza consenso le tribù dovevano essere cessate, terminate, dovevano tutti iniziare a vivere come americani. E la commissione Hoover sosteneva che era ora di risparmiare i soldi dei fondi dei programmi indiani federali, e quindi il congresso si cercò proprio di porre fine alla relazione speciale sempre tra virgolette, tra le tribù e il governo federale. E in pratica la politica mise fine al riconoscimento della sovranità della tribù, fine all'amministrazione fiduciaria sulle riserve indiane, e da questo punto di vista tutti i nativi americani dovevano diventare cittadini contribuenti, soggetti alle tasse statali, federali, alle leggi
da cui erano stati in precedenza esentati. E chiaramente il primo grosso problema fu proprio che questa politica di scioglimento delle tribù andava assolutamente contro i desideri dei nativi di preservare la propria identità e la propria unione. E quindi ci furono diverse leggi che cercarono proprio di smantellare questa sovranità tribale. Adesso non entriamo nel merito, insomma, comunque. Però ecco, in sostanza designavano l'eliminazione delle riserve della giurisdizione tribale e in pratica veniva chiesta l'immediata fine delle relazioni federali con un gruppo selezionato di tribù. La risoluzione stabilì che il congresso avrebbe approvato atti di cessazione, quindi su base tribale. Quindi, infatti, in quegli anni sono state delle tribù che sono scomparse, se vogliamo. E diciamo oltre 100 tribù cessarono di essere tribù e bande, cessarono di essere nazioni sovrane dipendenti. Abbiamo già visto questo concetto, cioè nazioni sovrane, cioè, però dipendenti dagli Stati Uniti. E tra il 53 e il 64, diciamo, in realtà alcune stime dicono 192 tribù che scomparirono, quindi diciamo i dati sono abbastanza, diciamo se vogliamo, poco precisi. E praticamente oltre 2 milioni e mezzo di acri di terra fiduciaria furono rimossi dallo stato di protezione e gran parte di queste terre furono vendute a non nativi. Quindi torniamo al concetto che avevamo detto, le riserve sono fatte un po' a scacchiera, nel senso una parte della tribù, una parte magari di qualcuno che l'ha acquistato, bianco, magari insomma un allevatore eccetera eccetera che ne aveva scelto, ne aveva comprato una certa parte, nelle varie fasi delle varie leggi favorevoli a questo smantellamento. E lo scioglimento di queste tribù pose fine alla tutela e riconoscimento da parte del governo federale di quei governi tribali e alla giurisdizione statunitense sulle terre tribali. E quindi anche a sostegno dei programmi di assistenza sanitaria, di istruzione, dipartimenti di polizia, antincendio, tutto quello che poteva essere. Ovviamente ben poche tribù avevano i fondi per continuare tali servizi, quindi ad esempio ecco, le tribù inizialmente selezionate per la cessazione erano state considerate gruppi di maggior successo negli Stati Uniti, in alcuni casi a causa delle risorse naturali controllate dalle loro riserve. Alcune tribù montarono sfide legali per mantenere il governo tribale in rapporto di con il governo federale. Molte di queste cause sono andate avanti per decenni e molte sono in corso anche adesso. E poi ci fu la Indian Claims Commission, che era una commissione nella quale ogni tribù poteva presentare reclami contro il governo per violazione dei trattati o lamentele, però diciamo c'era una scadenza di 5 anni per presentare questo reclamo. In modo che dopo questi 5 anni il diritto a presentare il reclamo in realtà veniva annullato. E potete immaginare quante ne sono successe, insomma. Quindi diciamo in realtà il piano degli anni 50 per cancellare del tutto il problema indiano, le riserve, la identità delle tribù ebbe fortunatamente un grande cambiamento appunto negli anni 60, come dicevamo. E così, nel 1968 il presidente Lyndon dichiarò: dobbiamo affermare i diritti dei primi americani di rimanere indiani, pur esercitando i loro diritti di americani. Dobbiamo affermare i loro diritti alla libertà di scelta e all'autodeterminazione.
E quindi il cambio di politica, il crescente attivismo, movimenti appunto per i diritti dei nativi e comunque i movimenti pacifisti, diciamo, sappiamo che insomma la fine degli anni 60 sono stati veramente un fulcro di tantissime iniziative positive, diciamo, anche a livello cioè negative, ma che comunque hanno avuto poi questi movimenti, insomma, hanno avuto dei riscontri positivi in tanti casi, fino ad arrivare anche da noi in Italia. Insomma, gli anni 70 sono stati degli anni particolarmente prolifici di diciamo anche di leggi, è arrivato il divorzio, sono arrivate altre cose, insomma, diciamo c'è stata una sorta di modernizzazione e liberalizzazione, se vogliamo. E quindi il cambio di politica portò comunque nei decenni successivi, fino ai giorni nostri, al ripristino dei governi tribali e all'aumento dell'autodeterminazione dei nativi americani. Dopodiché praticamente ci sono diversi, c'è tutta una serie di leggi che sono uscite che poi saranno da approfondire, poi magari ne parleremo. Però adesso, per oggi, abbiamo chiarito effettivamente che cos'è la termination. Era una degli altri strumenti, l'ultimo, speriamo, l'ultimo strumento utilizzato per debellare completamente il problema indiano e per spezzare le ultime resistenze delle comunità tribali che, eppure, durante tutti questi anni, tutti questi decenni, queste centinaia di anni, sono rimasti, nonostante tutto, insieme.